Al via il progetto SMILE, nato da un'idea di un socio dell'Lions International Ovada, che consente a soggetti con caratteristiche di fragilità mentale di usufruire di controlli odontoiatrici. Il progetto, che ha avuto origine nell'autunno 2021, si è sviluppato sotto la presidenza di Ivana Nervi, quando ha preso il via le pratiche burocratiche per poter usufruire degli ambulatori dentistici del distretto sanitario Acquia Ovada, poi concessi dal direttore sanitario Claudio Sasso. Oggi l'attuale presidente dell'Lions Ovada, Paolo Polidori, unitamente a quello di Acquiterme, host Andrea Cordelli, coinvolto nell'iniziativa, hanno sottoscritto presso la sala conferenze di Villa Gabriele ad Ovada il contratto di comodato d'uso dei locali individuati ad Ovada e ad Acquiterme, dando quindi il via alle visite. Sono un Lions di Ovada e che ha avuto la fortuna di incontrare due amici dentisti, i quali sono specializzati in bocche per persone fragili, perché il termine handicap non mi piace, ma persone fragili, e quindi parlando con loro, sentendo il mio club, abbiamo fatto un test il 19 novembre del 22 alla SOMS di Ovada, ha dato un risultato eccezionale, perché non portarlo fisso una volta al mese nell'ospedale di Ovada. L'amministrazione sanitaria è stata eccezionale, ci hanno aiutato in tutto e per tutto. Il progetto inizialmente dovrebbe durare 5 anni. Il primo degli appuntamenti a cadenza mensile sarà il 18 gennaio presso il distretto sanitario di via 25 Aprile ad Ovada. Le visite saranno eseguite da un'equipe medica con a capo Enrico Calcagno e Roberto Servetto, ai quali si affiancheranno alcuni giovani che vorranno acquisire esperienze nel campo dell'odontoiatria per disabili, mentre l'attrezzatura usa e getta da utilizzare sarà procurata dal Lions Club di Ovada. I soggetti che necessitano di tali visite saranno convocati dal Consorzio Servizi Sociali, referente per la zona ovadese.